Una prestigiosa collezione di biciclette d'epoca nella sala Ipogea di Piazza Garibaldi a Teramo farà da sfondo fino al 14 maggio all'attesissima tappa del Giro d'Italia in partenza domenica in città. Non solo biciclette, tra le quali spiccano quelle di Pantani, Moser e di tante altre icone delle due ruote, ma anche foto e maglie d'epoca che raccontano la storia del ciclismo italiano. Abbiamo voluto mostrare a tutti gli appassionati di ciclismo qui a Teramo le biciclette più belle che hanno corso anche il Giro d'Italia. Ci sono delle biciclette dei campioni, ci sono le biciclette vecchie già di più di 100 anni. Ecco, sono tutte qui esposte dove gli appassionati di ciclismo possono toccarle, vederle per la prima volta qui a Teramo. E volevo dire veramente grazie all'amministrazione comunale di Teramo perché ha voluto fare questa esposizione. Ricordiamoci che Teramo già nel 1910, quindi il secondo Giro d'Italia, il Giro d'Italia arrivava a Teramo, quindi c'è un forte legame di questa terra verso la bicicletta e verso il Giro d'Italia. E qui invece abbiamo delle rarità, abbiamo la bici di Gimondi, due bici di Gimondi, abbiamo la bici di Chioccioli, altro campione che nel 1991 ha vinto il Giro d'Italia, una bici di un campione del mondo come Argentin, ma soprattutto la bici di Pantani. La bici di Pantani del 1998, quando vinse Giro Tour, l'ultimo italiano a farlo, ecco, è qui esposta a Teramo anche perché c'è un ricordo di questa bicicletta proprio con Teramo. E a proposito di Pantani, domani, sabato 6 maggio, alle 18:30, presso lo spazio multiculturale Caffè di San Nicolò Tordino, ci sarà la presentazione del libro di Dario Corsi dal titolo Credo che c'è qualcosa, sicuramente di strano, incentrato sul caso di Madonna di Campiglio, quando nel 1999 Pantani venne escluso dalla competizione ciclistica, ormai vincitore del Giro d'Italia.